Voglio l'ultimo modello di un nuovo telefono. Ancora? È venuto anche ieri. E allora quello di ieri è passato di moda. Ok, ecco il telefono. Il ricco vede la pubblicità sul nuovo telefono. Wow, che bel telefono! Domani me lo vado a comprare. Che bei telefoni, prendiamoli. Ma non dovremmo lasciarli qua, non sono nostri. Ma se sono qua, significa che non li vuole nessuno. Il giorno dopo, per i vicoli della città. Cosa fate con i miei telefoni? Ridatemeli! Tieni, non farci del male. Due giorni dopo, il ricco parte per un viaggio. Ma non ha neanche un risotto 5 stelle. Che povertà! Meglio che da domani mattina cominci subito a visitare il posto, invece di star qui in questo misero hotel. Cosa state facendo voi qui? Stiamo cercando materiali molto rari che ci hanno detto saranno destinati alla produzione di telefoni. Credo sia questo il nome. Non avevo mai pensato che dietro un apparecchio così piccolo di cui mi servo quotidianamente ci fosse un lavoro così grande, delle persone sfruttate e così tante materie prime preziose. Grazie, bei bimbi. A presto. Ciao, signore. Arrivederci, signore. Grazie. Il ricco torna dal suo viaggio e rincontra il senza tetto. Tenete, questo è per voi. Grazie, ma come mai questo ripensamento? Perché ho capito che è importante riutilizzare, non volere sempre di più di quello che è necessario. Le risorse sono un bene fondamentale, ma non infinito.